Buongiorno e buon venerdì. Allora, questa mattina è iniziata con un mal di testa atroce, mi sono già bombata a dovere, quindi tra poco dovrei iniziare a stare molto meglio. E ho voluto comunque prendermi cura, ho voluto truccarmi, sistemarmi, però ho annullato una ceretta che avevo perché non ero in grado di tollerare altro dolore. Ho avuto una bellissima call con una persona meravigliosa, una creatura splendida e molto probabilmente inizieremo a lavorare insieme la prossima settimana. Mi è arrivata una multa, viaggiavo 4 km orari più del consentito dall'autovelox e quindi mi è arrivata una multa. Mi tocca pagare la multa, che dobbiamo fare? Cos'altro? Una mattinata intensa in poche ore proprio, però la notizia più bella è che praticamente siamo stati ricontattati da Cusano TV, dove siamo andati a fare l'intervista di Luciano per il libro la scorsa settimana. E talmente è piaciuto l'argomento del nostro libro e talmente poco tempo alla fine abbiamo avuto per approfondire tante cose che, come dice sempre Luciano, quel libro lì sono 90 capitoli, ma bisognerebbe farci 90 libri perché per ogni capitolo è un pezzo di storia italiana che andrebbe stra approfondito sia dal punto di vista storico che musicale. Insomma, Cusano TV ci ha proposto di fare una rubrica proprio in presenza, quindi in TV dobbiamo andare 5 venerdì finché poi chiudono per ferie, quindi dal prossimo venerdì 12 fino a venerdì 9 marzo, 9 agosto noi saremo tutti i venerdì in studio con due conduttori, saremo io e Luciano insieme, dalle 11 alle 11:30, dove ci sarà questo programma dove in 30 minuti cercheremo di approfondire uno dei 90 e rotti capitoli del libro a livello sia musicale, storico, politico, sociologico, antropologico, tutto quello che poi è già nel libro. Ma chiaramente un conto è che tu su un fatto leggi 3 pagine, un conto che per 30 minuti la cosa viene un pochino più sviscerata, ci sono tante cose in più che avremmo voluto dire, che avremmo voluto scrivere, ma 530 pagine di libro erano già più che sufficienti. Quindi siamo davvero contenti di essere stati coinvolti in questa nuova ulteriore iniziativa perché è evidente che questo libro è una piccola perla che va un pochettino più enfatizzata, più coltivata. Oltretutto anche il piacere, no? Di condividere la passione per la musica, per me in particolare perché è quella che mi spinge di più, e per Luciano è la passione della musica unita alla passione per la storia d'Italia, su cui io lo dico fermamente, lo continuerò a ribadire, lui è molto più ferrato. Cioè lui vuole sempre coinvolgere al mille per mille nelle cose, mi vuole tirare dentro, ma io dico l'esperto in questa cosa è lui, non perché io sia una grande ignorante, ma perché in generale è un tipo di argomento, è un tipo di strutturazione mentale alla quale non sono stata educata. Lui sin da piccolissimo comunque è stato attratto dagli argomenti riguardanti la storia d'Italia, la politica, temi un pochino, diciamo, più culturali, se vogliamo, no? Più intellettuali. Io sono stata sempre più trainata verso l'umanistico, per cui è chiaro che il mio contributo al libro, sebbene molto molto importante e sebbene lo abbia reso più morbido, no? Un pochino più attraente dal punto di vista proprio spirituale, olistico, se vogliamo. Però è innegabile che la strutturazione del libro, parlando proprio in tema di storia, in tema di antropologia, eccetera, il merito va tutto a Luciano. Chiaro che poi da parte mia c'è una scioltezza a livello verbale, c'è una disinvoltura, c'è una maggiore abitudine a maneggiare tutto ciò che invece è la comunicazione, no? Sia che social, televisiva. Io stavo riguardando l'altro giorno nel mio computer che ho lo storico, l'archivio di tutto quello che ho fatto in 15 anni con la mia associazione e stavo guardando tutta la parte delle interviste, c'ho tipo 15 interviste televisive, 1 mattina, TV 2000, che all'epoca era Sat 2000, ma siamo stati dappertutto, cioè sono stata dappertutto, ho fatto tante interviste, tanti inserti addirittura nei TG, per cui è una cosa che non mi crea turbamento, invece lui in questo vede in me una risorsa ed è per questo che poi gli piace farlo insieme. Ma l'abbiamo sempre detto, d'altronde, che il nostro libro è praticamente il nostro figlio e ce lo portiamo avanti insieme. Come
come proseguirà la mia giornata, nonostante l'annullamento di questa mia ceretta, di questo mio impegno, chiaramente adesso comincio a sentirmi meglio con il farmaco che ho preso, ma non ho intenzione di alterare l'equilibrio di quella che doveva essere la mia giornata libera, ad esclusione della call di stamattina e di una sessione che avrò oggi pomeriggio tardi con una nuova cliente, una persona giovane. Quindi inizio un percorso nuovo di 10 incontri e stasera sarò alla grande, questo già lo so, e sono carichissima, sono anche molto contenta di iniziare un viaggio di trasformazione con una donna nuova. E la mia giornata però cercherò, dicevo, di tenerla abbastanza libera, quindi al di là dell'andare a vedere cosa è successo ai due completi di viscosa che ieri sera ho lavato a mano e steso fuori con le stampelline, non c'è stato vento quindi non dovrebbero essere volati via, cercherò di rimanere tranquilla e dedicare tempo a me stessa, ok? Quindi la lettura soprattutto. Ho ripreso in mano un libro che voglio farvi vedere, che mi aveva regalato la mia, e togliti, la mia master coach Francesca Zampone, la mia insegnante per farmi diventare una coach, che si intitolava Peace and Plenty. Mi aveva inviato lì il PDF, ma vi parlo di anno domini 2018, quindi sono 6 anni che mi tengo sto coso dentro casa e non l'avevo mai letto. Io l'avevo praticamente stampato, io detesto leggere i PDF, quindi l'avevo stampato e fatto rilegare ad anelli. Ovviamente per non far venire fuori un'enciclopedia l'ho stampato a caratteri piccolissimi. Grazie al cielo ho gli occhiali nuovi, tutti e tre, quelli da lontano, questi che sono i multifocali e quelli da vista per leggere, quindi metterò quelli per leggere, ma è scorrevolissimo e molto molto. Libro che si rivolge in particolare alle donne, è un libro che parla di economia, che parla di soldi, che parla di tante esperienze di rovina economica di tante donne che magari si sono trovate ad accumulare delle grandi fortune, magari anche grazie ai propri talenti, e che poi le hanno sperperate o comunque sono un po' cadute in disgrazia. Ed è un libro che ti rieduca ad apprezzare quello che hai, ti rieduca a ricostruire la tua fortuna tramite il dono della gratitudine e tramite dei piccoli esercizi anche di educazione all'abbondanza interiore, al di là di quello che si possiede. È un libro carino, ma non mi ci sono mai avvicinata più di tanto, e credo che questo invece sia un tempo giusto, perché io ho passato un po' tanti periodi nella mia vita. Questo è un periodo di grande equilibrio alla fine, perché i miei genitori sono stati forse poco prodighi in vita, ma molto generosi in morte. Io nella mia vita ho sempre saputo a mio modo gestire i soldi, ho sempre alternato momenti di grande stabilità a momenti in cui ho desiderato concedermi tanto, ma più per dei bisogni interni che per altro, però ho sempre saputo gestire e soprattutto ho sempre saputo guadagnare i miei soldi. Sin da piccolissima facevo dei lavoretti, mio padre a volte mi incaricava di massaggiargli la schiena, i polpacci, di, non lo so, di fare piccoli servizi in casa, e magari mi pagava. Mi ha insegnata a dare valore al denaro e a ritenerlo il corrispettivo per un lavoro erogato. A 16 anni ho iniziato a lavorare in modo stabile, facevo la commessa ovviamente, la gelataia, la barista, ho fatto lavori tranquillissimi di tutti i tipi. La cosa buona era che riuscivo a farmi rispettare, nel senso che nonostante esistesse già il nero e le ragazze venissero molto sfruttate, ricordo commesse a Via del Corso che lavoravano senza tributi, senza stabilità, io a 18 anni avevo già il mio lavoro stabile con i contributi che oggi mi ritrovo sul sito dell'INPS. A 23 anni ero già una donna stabilizzata, avevo uno stipendio fisso, lavoro a tempo indeterminato, che all'epoca non era un sogno, era una realtà, e avevo già una macchina di proprietà pagata con 3 anni di rate per conto mio, avevo anche un motorino già pagato. Contribuivo in casa perché mio padre non era molto prodigo, per cui quello che erano affitto, bollette eccetera, io dovevo dare la mia parte. Per contraccambio godevo di una libertà smisurata per una ragazzina di 23 anni, cioè se io la notte decidevo di non rientrare io non avvisavo neanche, cioè ero una donna libera, e tra l'altro ero in procinto di andare a vivere da sola in un appartamento al mare, cosa poi interrotta perché ho conosciuto mio marito.
poi un epilogo diverso, no? Perché appena fidanzati, appena conosciuti, ma dove vai? Ma ci allontaniamo, ma che fai? Poi dopo non ci vediamo mai, il nostro rapporto è così bello, approfondiamolo, vediamo che succede. È successo che 2 anni e mezzo dopo ero sposata. Diciamo che quel passaggio del non avere una casa tutta mia, ancora ce l'ho un po' qua, ancora mi chiedo come sarebbe stato se. Però se guardo alla mia vita e ai doni che ho ricevuto anche da quel matrimonio che poi ho scelto di interrompere, ma quelle poi sono motivazioni interne delle quali purtroppo vi posso e vi ho potuto rivelare solo un decimo, perché c'è un rispetto, no? Una privacy, ma ho amato molto mio marito, ho amato molto la mia vita e amo tuttora quello che è stato il frutto di quel matrimonio, i miei 3 figli meravigliosi, quindi non potrei mai dire era meglio che non mi sposavo, è andata benissimo così. Non è detto però che nella mia terza vita io non abbia la capacità di poter avere quell'angolo tutto mio che mi è rimasto qui e potrà essere un ufficio, potrà essere un negozio, potrà essere una casa più grande in cui è Luciano, possiamo avere anche più spazi nostri perché noi abbiamo condensato, come vedete, tantissime cose, cioè, se non vi rendete conto. È una casa di 65 metri quadrati in cui ci sono condensate 2 vite più in aggiunta qualcosa delle vite di 5 figli e lo spazio è quello che è. Ora noi siamo qui, probabilmente rinnoveremo anche il nostro contratto, staremo qui ancora qualche anno perché al momento abbiamo bisogno di un punto stabile per andare a coltivare invece quello che c'è di esterno, immaginate il libro, il mio lavoro come coach e altri progetti personali di lavoro che ho e che spero di condividere con voi al più presto. Questo mi permetterà probabilmente di avere quell'angolino di più respiro, qualcosa di più solamente mio che si potrà tranquillamente integrare in questa nostra vita a due. E alle mille altre cose che abbiamo da fare, perché mi stavo rendendo conto che io e Luciano ad oggi abbiamo 3 lavori e mezzo. Il mezzo è il progetto che sto cercando di coltivare e che spero di potervi comunicare al più presto, magari ci faccio un video a parte. Però abbiamo 3 lavori, c'è il coaching, c'è l'officina meccanica di Luciano e c'è il libro, che a tutti gli effetti è un lavoro. Quello che vi dicevo prima, 5 puntate di Cusano TV Italia significa per noi 5 mattine sottratte al nostro lavoro, perché è vero che la trasmissione dura mezz'ora, ma è vero che sta a 40 minuti la casa nostra, che ci deve andare tutto bello imbellettato, quindi ci sarà almeno mezz'ora di preparazione per vestirsi, truccarsi, sistemarsi, e che una volta finito c'è un viaggio di ritorno di altri 40 minuti. Parte una mattina di lavoro. Parte una mattina di lavoro per me, quindi niente coaching da fissare in quei 5 venerdì mattina. Parte una mattina di lavoro per lui in officina dove deve delegare agli operai, a persone che comunque possono star lì a fare il loro lavoro e chiaramente ti sottrae tempo, energie e altre cose. Però è il nostro terzo lavoro, il libro è il nostro terzo lavoro che per quanto non è che ti faccia piovere i milioni dall'alto perché con gli editori sapete come vanno. Se il libro va bene, per loro non va mai bene abbastanza, nel senso che poi magari si tende, no, a dover fare un po' tutto da soli, diciamo così. Quindi per noi è un grande impegno proprio promuoverlo e poi la speranza è di vederne i frutti. Comunque però l'investimento c'è, ma non tanto per quello che è poi il profilo economico, che è quello poi è tutto da vedere e da rivedere, ma sotto il profilo anche di soddisfazione del tempo che uno ha dedicato. Quel libro è nostro figlio, quel libro è il condensato di 50 anni di studi, di ascolto di musica, di elucubrazioni personali, di approfondimenti, di pensieri. Quel libro è il sunto di 2 anni di vita nei quali tutti i weekend ho visto il mio uomo seduto 8 ore su una sedia a ticchettare. E quando ha finito lui, ho iniziato io per editare ogni capitolo che lui scriveva, perché noi non l'abbiamo mai tenuto nascosto. Luciano è la mente del libro, Luciano è il cultore, è il serbatoio di tutta la sapienza di quel libro. Sabrina è il tocco magico dell'alchimia, della spiritualità, della riflessione sui temi delicati come l'aborto, lo stupro, l'alchimia e la spiritualità profonda di Franco Battiato.
Che vi posso dire? È la riflessione psicologica su come la persona di successo a un certo punto non ha più una vita sua e quindi deve difendersi da coloro che poi gli danno il pane. Mi viene in mente l'approfondimento che ho fatto sulla canzone di Francesco De Gregori che si intitola Guarda che non sono io. Io ho fatto tutto un approfondimento psicologico per mettere in luce come sia difficile per la persona che arriva al successo e ci arriva grazie ad un pubblico, non essere poi divorato da quel pubblico. E guardate che questo, in modo infinitesimale, perché io non sono nessuno, però in modo infinitesimale, io l'ho vissuto quando avevo la mia associazione, che io ero la madre del santo miracolato, eccetera. E noi dovunque andavamo, io e il mio ex marito, eravamo osannati, ma in modo eccessivo. Ricordo una volta in Calabria siamo arrivati con la macchina e c'era la banda del paese a suonare per noi. C'era la polizia municipale, c'era il vescovo, ma ci hanno trattati come dei principi, no? Di come la persona a un certo punto, che è una persona qualunque, perché io sono una persona qualunque, e De Gregorio è una persona qualunque, si trova ad un certo punto però per qualcosa che fa, e credo che non sempre ci si possa prendere il merito, perché a volte è veramente un daimon, un genio che ci visita. E ci dice fai questo e che se non lo fai te il daimon se ne va e lo fa fare a qualcun altro. Leggete il libro Big Magic di Elizabeth Gilbert, la stessa che ha scritto Mangia Pregama, che lo spiega benissimo. Tu non sei un genio, tu hai un genio, come dicevano i romani. Arriva questo genio, ti chiede di fare cose per le quali tu hai talento, le puoi fare. Se tu dici no, va da qualcun altro. Vasco Rossi lo spiega meravigliosamente in una canzone quando dice che le canzoni sono come i sogni, che se tu non li annoti subito poi svaniscono e non ritornano più. Ecco, Vasco Rossi sulla canzone Una canzone per te l'ha specificato in modo eccezionale. Un daimon ti viene a visitare. Ti dice, hai il dono per fare quello che desidero tu faccia, cioè tu devi comunicare al mondo una certa cosa. Se tu lo fai, probabilmente quella cosa avrà un impatto pazzesco e magari tu avrai anche successo. Ma come dice De Gregori, guarda che non sono io. E allora quando poi ti ritrovi con le tue buste della spesa, spettinata, disperata, alla fermata dell'autobus o magari a prendere un cappuccino al bar, come è successo a De Gregori, e l'ha visto Luciano al bar vicino alla sua officina, che a un certo punto è dovuto scappare via. Stava facendo colazione in santa pace, qualcuno lo ha riconosciuto, improvvisamente si è formato il capannello di gente, chi gli faceva domande, chi voleva l'autografo, lui non era più una persona a prendere un caffè, era l'idolo degli altri. Ecco, in quel capitolo lì io ho proprio approfondito appunto come si sente una persona quando poi capisce che quello che lui fa non necessariamente è quello che lui è, ok? Ha risposto a una richiesta interiore, a un talento che premeva per essere espresso e che una volta messo in pasto al mondo magari ha cambiato vite a gente, le ha migliorate, si sono tutti innamorati di chi ha prodotto quella certa cosa, non considerando che non è però un dio, ma è un essere umano qualunque che è stato visitato da un genio e che ha una sua privacy che va rispettata e che il fatto di aver contribuito comprando i dischi alla sua fortuna economica non vuol dire possederlo come persona. Ecco, queste sono le parti che io approfondirò del libro. Quindi Luciano ha un impatto, secondo me, del 90% sul libro, che è storico, che è proprio nozionistico, e quell'altro 10% a cui lui ha voluto farmi contribuire con quella che è invece la mia scuola di vita personale, che è diversa dalla sua e che si rivolge un pochino di più all'interiore, all'animico. È il mio 10% e insieme è venuta una cosa bellissima ed è per questo che amiamo portarla avanti insieme. Poi ovviamente c'è stato il mio lavoro come editor, che è stata anche una cosa molto impegnativa, forse quasi più impegnativa di quello che ho scritto, perché comunque la revisione di un libro richiede tantissimo tempo e tanta energia. La correzione di bozze è un corso che ho fatto mentre scrivevamo il libro. Mi sono fatta da sola un corso sulla correzione di bozze. Quindi il nostro editore non ha avuto neanche bisogno di pagare un correttore di bozze. C'è stato un gran fai da te, ci sono diversi refusi di tipo ortografico, cosa che ci siamo resi conto stanno un po' in tutti i libri ultimamente, c'è un po' meno forse attenzione quando si pubblicano i libri, ne vediamo talmente tanti e ci sono anche nel nostro. Speriamo di poterli
correggere, no? Nelle prossime edizioni, se l'editore avrà anche la cura di coinvolgerci in queste ripetizioni, noi le abbiamo sottolineate tutte, me ne prendo piena responsabilità, c'è poco da fare, comunque sia, ti sfuggono, soprattutto se leggi sul computer, ti sfuggono molto di più che sulla carta stampata. Rileggendo il libro l'abbiamo evidenziati, magari quella doppia che manca, quello spazietto in più che non andava, io poi in questo mi sento un po' una perfezionista, la mia ex scuola di segretaria d'azienda a volte preme. Vabbè, tutto questo divagare per dirvi che comunque nella vita si coltivano tanti talenti, si fanno tante cose e che al momento abbiamo 3 lavori e mezzo, quindi mezzo è il mio progetto, un giorno forse ve ne parlerò. Quindi proseguirò con questo bellissimo libro che parla di economia perché mi sento una donna protesa verso la produzione, verso il cambiamento e verso l'imprenditoria in questa fase della mia vita. Vi dico anche un'altra cosa, vi confido anche un'altra cosa che è cosa di questi ultimi giorni. Nel parlare con un avvocato per delle questioni riguardanti mio figlio, riguardanti la sua invalidità civile, i processi legali che stanno andando avanti per quella che è la sua storia di vita, ovviamente. È venuto fuori che dalle mie carte, per la malformazione cardiaca che ho e per piccole altre rogne che mi trovo a sostenere, io praticamente sono invalida civile ad un livello superiore di mio figlio in questo momento. E che potrei, se volessi, domani chiudere partita IVA e stare a casa con la pensione. Proprio tranquilla, ve lo dico. Cosa che rifiuto ampiamente perché voglio lavorare, mi piace lavorare e prima di chiudere la mia vita facendo la pensionata voglio dare vita ai miei sogni. E siccome ho 55 anni, i prossimi 10 anni li voglio dedicare a sentirmi sempre più contenta di quello che faccio, sempre più realizzata e sempre più motivata anche a fare di più se posso e soprattutto se la mia salute me lo consente. Quindi, come direbbe qualcuno, voglio che la morte mi trovi viva e io voglio sentirmi profondamente viva perché sono sempre stata così, perché ho spinto sempre con l'acceleratore a 100.000. Ricordo i miei primi video su YouTube, se li andate a vedere mi vergogno da morire, però ero una macchinetta, parlavo con una velocità assurda, forse anche per l'emozione, per il nervoso, ma per un mio bisogno probabilmente, per un timore di essere interrotta che avevo imparato in casa. Perché questa ferita del non essere vista me la porto proprio da quando ero bambina. Invece mi rendo conto che negli ultimi anni sono diventata molto più posata, un po' per fame d'aria, perché lo scompenso cardiaco non aiuta, ma credo sia anche merito di una nuova posatezza, di una nuova consapevolezza di sé. Mi ascolti, non mi ascolti, a sto punto frega cavoli, ma se decido che mi devi ascoltare e vedo che non ascolti, oggi, dopo tanti anni di lavoro su di me, quell'autostima da dire scusami, noto che non mi stai ascoltando con attenzione, se vuoi l'argomento lo riprendiamo dopo, sono capace di dirlo. Cioè, è una parte assertiva che ho acquisito e che amo insegnare alle persone. E credetemi che la maggior parte dei problemi delle donne che vengono da me a lavorare sono donne che proprio hanno bisogno di rinforzare l'autostima e di imparare ad esercitare un comportamento assertivo, che poi è la chiave un po' per andare d'accordo con tutti ed è la chiave per sentirsi in pieno potere personale, che non è prevaricare gli altri, ma è permettersi anche di dire scusami, oggi non ce la faccio ad ascoltarti, ti dispiace se ci sentiamo domani? È la pacatezza che ti permette magari di dire ad un compagno trascurante o distratto, ho bisogno di tutta la tua attenzione perché devo parlarti di una cosa. È la parte che ti permette di dire alla persona che ami e che senti che ultimamente è lontana o che da anni ti costringe a interpretare sempre lo stesso ruolo quando tu fiorisci improvvisamente e ti senti altro. Guarda, sto vivendo un momento di profonda crisi, ho bisogno del tuo totale ascolto e ho bisogno di capire ad oggi se tu sei la persona giusta per proseguire la mia vita. Ok? Perché l'ascolto di sé e il rinforzarsi sono le cose che rimangono, sono le cose più importanti, sono le cose che insieme agli affetti ti tengono in piedi quando la vita all'improvviso arriva e ti spazza via la salute, ti spazza via il lavoro, ti spazza via un figlio. E ti spezza in due. Queste sono.
Ed è questo il motivo per cui amo il mio lavoro, e questo è il motivo per cui probabilmente non lo lascerò mai, anche se magari integrerò altre professioni, altro tipo di imprenditoria, perché comunque questo lavoro è quello che dà un senso al mio esistere. Io ho vissuto, ho anche molto sofferto, ho imparato dalle mie sofferenze e ho un sacro piacere e un sacro desiderio, oltre che proprio la necessità, di poter dire ad un'altra creatura, ad un'altra donna che viene da me e ha delle ferite, che io ho gli strumenti per farle superare. Ehi, ferma, aspetta un momento, c'è un altro modo di vivere la vita, puoi fare dell'altro, hai delle possibilità che in questo momento non vedi. Credo di poterti indicare la strada. Ecco, questo è il senso del mio lavoro. Se mi si togliesse questo, mi si toglierebbe gran parte del succo di quello che ho vissuto. Io questo succo lo voglio donare perché il mondo credo che possa averne bisogno. Ok, tradizio simboli finita, catechismo finito. Vi ringrazio se mi avete ascoltate finora, perché veramente sto vedendo una marea di stories. Probabilmente monterò tutto su un video molto lungo e lo metto anche su YouTube, così almeno facciamo proprio una cosa alla grande. Ma sono tanto felice di aver condiviso questo tempo insieme a voi. Sto molto meglio col mal di testa, infatti avrete notato che man mano mi sono sempre più illuminata, perché mi ha lasciato questo cerchio terrificante. E che altro dirvi? Nulla, ragazze. Adesso è l'ora del pranzo, avanzata, fra poco sento anche Luciano, ci salutiamo, ci confrontiamo su questa bella notizia avuta stamattina sul Cusano TV Italia, su questo compitino televisivo che faremo insieme. Spero ci seguirete. Comunque vi pubblicheremo tutto come sempre, perché nascondiamo molto poco. E vi do un grande abbraccio, una buona giornata, ci risentiamo appena posso. Un grande bacio.